Adoro la pasta frolla, soprattutto quando si trasforma in una buonissima crostata pera e cioccolato. Preparala insieme a me! Per preparare la mia frolla alle nocciole metterò in un cutter, quindi un robot munito di lame, il burro freddo da frigorifero e la farina. Faccio frullare per un minuto, poi aggiungo tutti gli altri ingredienti finché non si compatteranno. Ora aggiungo la farina di nocciole, lo zucchero, il sale e poi le uova. Porto in frigorifero le mie due sfoglie a raffreddare. Qui ho tutte e due le mie sfoglie ben fredde e ho una tortiera del diametro di 25 cm col fondo removibile. Ora vado a spruzzarla con lo staccante. Ora che il mio guscio è pronto, penso al reticolo, ovvero la parte che andrà sopra la crostata. Vado a mettere qua sopra e poi vado a premere con tutta la carta forno. E ora vado a rimettere tutto in frigorifero per un'altra mezz'ora. Allora, qui ho delle pere che ho saltato in padella, pere a cubetti, mentre qui invece vado a mischiare della crema pasticcera con della ganache. Ora che la mia base è fredda, vado a metterci un po' di confettura di agrumi, aggiungo le pere e in ultimo la ganache mista a crema pasticcera. Ora che è fredda la frolla, la stacco e poi la ribalto sulla crostata, in questo modo. Ora devo togliere la pasta in esubero. Sono pronta per infornare la mia crostata a 170 gradi in forno statico per circa 35-40 minuti. Una spolverata di zucchero a velo e la mia crostata cioccolato e pere è pronta.